Signor Ministro, buongiorno. Cosa ne pensa di Draghi al Quirinale? Ci andrà? È una valutazione che si farà più avanti. Però oramai, insomma, è nel dibattito. Mi pare di sì. Un nome alternativo? Adesso non me ne viene nessuno. Interessa sapere se con Draghi eventualmente al Quirinale si vada ad elezioni o meno. Temo di no, perché qua dentro vi sono degli evaporati che sono del Movimento 5 Stelle che hanno il terrore panico delle elezioni. Meglio Berlusconi allora? Beh, Berlusconi ci stupirà con effetti speciali in sogno. A questo giro. Sta su tutti i giorni questo quesito, dai. Se no chi potrebbe essere? Sì, ma lasciamo stare, dai su. Draghi andrà al Quirinale? Perché gliela gufa? È per movimentare un po' il quadro politico. No, direi che bisogna dare risposta agli italiani, per il Quirinale c'è tempo. Beh, è un tema però centrale, insomma, che occuperà la casella del Quirinale. No, è un tema fondamentale anche a livello internazionale, però non si mette mai il carro davanti ai buoi, no? Non so, Boscov diceva rigore quando arbitro fischia. Chi prenderà un voto in più? Immagino la quarta votazione del 50% degli aventi diritto diventerà Presidente della Repubblica. Io credo che sia una benedizione per l'Italia averlo come Presidente del Consiglio. Siamo passati dal peggiore Conte al migliore Draghi e quindi mi auguro che continui a fare il Presidente del Consiglio. Dopodiché se mi chiedete se sarebbe un buon Presidente della Repubblica, certo sarebbe un ottimo Presidente della Repubblica. Sarà Renzi il playmaker del Quirinale? Insomma, con questa pattuglia dei parlamentari un po' di cose le abbiamo decise in questa legislatura. Sarebbe il massimo che tutto il Parlamento eleggesse il Presidente della Repubblica con un segnale di unanimità, però il primo compito è che sarebbe paradossale che coloro che in questo momento stanno sostenendo il governo, da Leu fino alla Lega, dal PD a Noi con l'Italia, sul Presidente della Repubblica non cercassero di fare uno sforzo unitario per individuare un nome comune, che evidentemente in questa volta, lo dico, non può essere una proposta che inizia ad essere dal centro-sinistra. Con questo metodo è Draghi? Questo l'ha detto lei. Sarà Berlusconi. Berlusconi, è la notizia del giorno. Beh, lui poi il miracolo lo può fare. Esatto, bravo, è l'uomo dei miracoli, magari ce ne fa un altro.